Bene ragazze, abbiamo vinto! Siamo campioni di Brescia! Dai capitano, dire le tue impressioni. Allora, sono molto soddisfatta delle mie compagne. Avevo dei bei presupposti per questa partita. Abbiamo reagito molto bene e sono molto contenta. E tu Martina, cosa hai provato? Anche io come Emma, sono felice. E basta, sono orgogliosa di noi. E... come Emma, dai. Praticamente Emma parla, le dice idem, ok, sì, va bene. Quindi Emma, secondo te la svolta della partita dove è stata? Allora, sicuramente verso il primo set abbiamo subito molto in ricezione, ma già verso metà del primo set abbiamo iniziato a attaccare noi, l'altra squadra, e quindi a non subire più, dai. Martina, tu invece cosa dici? Idem! No Marti, allora, ti ho visto molto bene in attacco, ho visto che poi con le battute salto spina hai fatto un primo giro molto buono, mentre poi nel secondo set sei andato un po' calando. Secondo te qual è il motivo? Allora, principalmente ho sbagliato i lanci. Un po' di volume perché sennò ti sei... ho sbagliato i lanci e quindi poi sono andata a prenderla male perché dovevo anticipare col braccio, però comunque pensavo peggio, cioè è andata bene. Signori, questa signorina qui non sapeva fare un bagger, ma ti ho visto sempre determinata in ricezione. Come ti senti adesso ultimamente in quel fondamentale? Mi sento molto più sicura e sono migliorata molto. E infatti si vede comunque, cioè sono migliorata e mi sento più sicura. Bene, bene. Un ultimo, dopo l'andata della semifinale eravamo messi un po' malino, ok, abbiamo avuto una grande energia nel rientrare in partita contro il Millennium e oggi devo dire che è stata una partita che si è rivelata anche fin troppo semplice. Non penso tanto per demerito della squadra avversaria, ma per il nostro merito. Sei concorde? Sì, sì, concordo su tutto ciò che hai detto. Comunque nella partita di Bedizzola all'andata ci siamo lasciati andare molto e abbiamo appunto subito caratterialmente, psicologicamente. Ci siamo un po' riscattate al ritorno e adesso niente, siamo riuscite a vincere. Ed ora inizierà l'avventura regionale. E cosa ci aspettiamo di questa avventura, Martina? Allora, non dobbiamo subire caratterialmente, dobbiamo giocare con determinazione e dobbiamo battere bene come abbiamo battuto oggi, perché siamo state molto brave rispetto anche all'andata con il Millennium. E anche ricezione, non dobbiamo subire e basta. Ma il fondamentale che poi alla fine fa vincere qual è, Emma? La ricezione. L'attacco, ragazzi. E se non c'è la ricezione, non c'è l'attacco. L'attacco è sempre quello più incisivo. Beh, sì, sicuramente. Ok, quindi andremo carichi. In attacco, in ricezione, in battuta, tutto. Sono forti, quindi tutto. Bene, complimenti per la partita, complimenti perché sei campione, complimenti a te. E devo dire un piccolo aneddoto, questo è bello, perché Emma 3 anni fa, quando noi vincemmo l'Under 14 con 2004, era a vederci a Montichiari, giusto? A Vighizzolo. Ci hai visti giocare, ti sei innamorata di Promoball e poi hai voluto venire da noi per vincere. Per vincere, e oggi hai finalmente vinto. Brava. Ciao a tutti!